Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su un nuovo video True Crime. Come potete intuire, questo non sarà un video come un altro, ma sarà il video speciale per Halloween. Happy Halloween a tutti. Oggi vorrei parlare dei criminali più ricercati in Giappone. Davanti a tutte le stazioni di polizia in Giappone potrete spesso vedere queste kanban, le chiamano. Sono queste bacheche in cui sono esposti i volti di tutte le persone più ricercate in Giappone. Andiamo a vedere cosa sono riuscito a trovare. Il primo poster che possiamo vedere riguarda una persona che è scomparsa. Il suo nome è Mayumi Hayashi, 56enne. Questa donna si era recata a Nara, una delle mie città preferite in Giappone, per farsi un viaggio. Tuttavia, da quel viaggio nessuno ha più avuto più notizie. La polizia sta ancora cercando di rintracciarla. Il secondo poster è questo qui. In questo poster possiamo vedere sette persone e sono tutti dei membri di un'organizzazione terroristica chiamata Japanese Red Army, ovvero armi rosse giapponesi, anche abbreviata nella sigla JRA. Si tratta di un gruppo criminale comunista giapponese che è stato fondato all'inizio degli anni 70. Questo gruppo ha preso parte in un massacro in un aeroporto. Mi piacerebbe veramente in futuro trattare questa storia. Se vi potesse interessare, scrivetemelo qui sotto nei commenti. Il loro obiettivo è quello di distruggere il governo giapponese e anche porre fine alla famiglia imperiale giapponese. Quello che questo gruppo vuole fare è iniziare una vera e propria rivoluzione per cambiare il mondo. Questi uomini e questa donna sono classificati come terroristi internazionali. Spostiamoci adesso a vedere questo gruppo di uomini. Questi sono quattro degli assassini più ricercati al momento in Giappone. Il primo a sinistra, Shinichi Mitate, è sospettato di aver fatto fuori un uomo all'esterno di un locale con una mazza da baseball. Questo episodio è avvenuto il 2 settembre del 2012. Questo uomo è un membro di una gang di motociclisti e tuttora è l'unico sospettato per l'assassinio di questo uomo a Roppongi, in questo club, che è un quartiere famoso per avere un gran numero di club notturni, un luogo particolarmente frequentato anche dagli stranieri. Molte persone sospettano che l'uomo si stia nascondendo in questo momento in alcune prefetture come quella di Miyake, Shizuoka, Saitama. Per chiunque riuscisse a catturarlo c'è una taglia di ben 6 milioni di yen, una cosa come 50.000 euro. Al suo fianco, sempre in questo poster, possiamo trovare Hiroshi Kogure. Di questo uomo ci sarà un poster dedicato, quindi entreremo più nel dettaglio a breve. Concentriamoci invece sulla persona alla sua destra, Katsuyuki Obara. Questo uomo è ricercato per aver ucciso una ragazza di 17 anni nella prefettura di Miyake. La ragazza è stata trovata infatti priva di vita il 1° di luglio del 2008. Delle telecamere di sorveglianza hanno visto questo uomo e questa ragazza entrare assieme in un combini. Successivamente dell'uomo non si è più avuto traccia, mentre il corpo della ragazza purtroppo è stato ritrovato privo di vita nei pressi di un fiume. La vettura di quest'uomo è stata trovata schiantata contro un palo e all'interno di essa vi erano anche dei capelli e delle tracce di DNA di questa ragazza che poi è venuta a mancare. All'interno della vettura non sono stati ritrovati i corpi, ma a 7 km da dove si trovava la macchina è stata trovata la patente di questo uomo. Quello che la polizia sospetta è che questo uomo avesse tentato di inscenare il proprio suicidio. L'ultimo uomo sulla destra è Keikei Uechi. L'uomo era originariamente di Okinawa e è nato nel 1956. L'uomo viveva assieme a Kazuo Nagano, il quale era il proprietario di una izakaya, che per chi non lo sapesse sono questi locali che rimangono aperti fino a tardi dove la gente può bere e anche mangiare. Questa izakaya di Kazuo si trovava a Mitaka, tra l'altro a poche stazioni da me, nella metropoli di Tokyo, cioè Mitaka è una città dentro la metropoli. Dovete sapere che uno dei dipendenti di Kazuo si era recato al lavoro e non aveva visto il suo capo arrivare. Si è un po' insospettito e per questo è andato a casa sua, ma quando è andato a casa di Kazuo ha ritrovato l'uomo privo di vita all'interno dell'abitazione. Era stato colpito con un coltello alla schiena. E dal momento che questo uomo, K.A., era un ex membro comunque di una gang, i sospetti sono ricaduti su quest'uomo che di lì a poco ha inscenato il proprio suicidio, anche se molti sospettano che questo uomo ancora in vita dal momento che non è mai stato ritrovato il corpo. Quindi la polizia è alla ricerca di questo uomo. E benché ci sono stati molteplici avvistamenti di questo uomo, sono stati riportati più volte alla polizia e ancora
ancora questo uomo non è stato catturato. Tra l'altro il fatto che vive vicino mi preoccupa assai. Spostiamoci adesso a destra e qua troviamo un poster intero dedicato a Hiroshi, che abbiamo visto anche nel poster a fianco. Questo uomo è accusato di un triplice omicidio avvenuto nel 1997, quando ha ucciso ben tre persone della stessa famiglia: moglie, marito e figlio. Da testimoni oculari sembra che l'uomo si sia diretto all'interno dell'abitazione di questa famiglia e sia proprio lui il responsabile. In questo poster possiamo vedere il sospetto, quello che la polizia ipotizza che l'uomo potrebbe avere, adesso un uomo cinquantenne, comunque sono passati più di 20 anni da questo terribile omicidio, e tra i segni particolari sembra che questo uomo mettesse spesso la mano davanti al volto. A fianco abbiamo un ricercato ladro, Yudai Miyauchi. Sembra che questo uomo sia penetrato all'interno di un'abitazione in Yamanashi il 25 febbraio del 2013. L'uomo ha rubato una cospicua somma di denaro e poi si è dileguato. L'uomo ha 40 anni, ha un'altezza di 1,77 m e è originario della città di Yokohama. E come segni particolari ha un dente d'oro visibile quando sorride o parla. C'è 1 milione di yen sulla sua testa per chiunque possa fornire delle informazioni che possano aiutare a catturare questo uomo. L'ultimo poster qui sotto riguarda la storia molto triste di Misaki Ogura. Questa ragazza di 7 anni di Chiba è andata appunto a fare una specie di viaggio con sua madre e altre 30 persone. Tuttavia, il 21 settembre del 2019 sembra che la ragazza in quel giorno abbia lasciato il campo per fare una scalata, tuttavia non è più tornata e nessuno sa che fine abbia fatto. C'è stata una ricerca condotta da ben 1700 persone che purtroppo non ha portato alcun successo. Hanno cercato veramente ovunque, come potete vedere da queste immagini, la ricerca è stata veramente massiccia, ma purtroppo di Misaki non c'era più traccia. Sembra che la madre sia ancora alla ricerca della sua figlia, ancora oggi. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, volevo un po' aggiornarvi anche su casi recenti e volevo augurarvi un buon Halloween. Se volete altri video come questo, magari in cui vado proprio io direttamente in una stazione di polizia, scrivetemelo qui e magari andremo a vedere se magari nei prossimi mesi ci sono nuovi ricercati e nuovi casi che vi posso portare su questo canale. Io vi ringrazio davvero per tutte le persone che mi hanno seguito in questa transizione da un canale comunque di Giappone a un canale che si concentra sul Giappone, ma soprattutto sui crimini Giappone Corea in particolare, e che ancora mi segue e che ha scelto di continuare a seguirmi qui. Io vi ringrazio anche per tutte le nuove persone che hanno iniziato comunque a guardare questo canale, mi fa molto piacere, e quindi io ho deciso di utilizzare questa occasione di questo video speciale per Halloween per salutarvi tutti e ringraziarvi veramente tantissimo. Io detto questo vi saluto e mi raccomando, state attenti, soprattutto questa sera. Ciao.